Ragazzi, eccomi qua, in tutto il mio splendore. Allora, ragazzi, io innanzitutto volevo ringraziarvi perché mi avete mandato un sacco di messaggi, non ho pubblicato questi 2 giorni niente, non mi sono fatta sentire, non posso raccontare purtroppo quello che è successo perché è tutto in mano agli avvocati e quindi vi prego, non mi chiedete cosa è successo, che è stato, perché purtroppo non posso dirlo. Detto questo, da domani Vendalina si ritrucca completamente, si metterà un filtro non solo su Instagram, ma come ho sempre fatto anche nella vita, perché purtroppo, per fortuna, ho sempre cercato di mascherare, di sorridere, di reagire in questo modo. Quindi delle volte non vengo capita, delle volte si può pensare che uno stia scherzando, che non sia vero. No, non è così. Ragazzi, perché ognuno ha un suo modo di reagire. Io ho sempre reagito in questo modo perché forse nella mia vita ne ho passate talmente tante, forse troppe, che non ho più le lacrime, anzi mi hanno anche accusato più volte di piangere senza. Non sta male solo chi si mette a letto per giorni interi al buio con la camomilla e la copertina. Assolutamente non è così, perché io posso stare peggio di tutti e mascherare in questo modo perché ho dei figli. Che comunque questo è buono, un buon il mio lavoro, oltre che un piacere per poter parlare con voi. E la vita va avanti, ragazzi, non dovete permettere a nessuno, nessuno di rovinare la vostra vita e di fermare tutto ciò che di bello state facendo. Detto questo, vorrei anche dire a delle persone che cercano visibilità, popolarità, che penso che stiano continuando però a sposare un reato penale. Che se sanno la verità, che la dicano, magari dicano la verità, dato che io non posso parlarne perché è tutto in mano agli avvocati. Detto questo, vi mando un bacio e vi ringrazio davvero di cuore perché ci siete sempre. Io vi amo tantissimo.